È ormai un tradizionale appuntamento dell'estate fanese, quello proposto dall'Associazione Culturale Arte e Musica, che anche quest'anno organizza il concerto di San Domenico. Maestro, quando si svolgerà e chi vedremo esibirsi? Allora, il concerto, come da tradizione, si svolgerà la terza domenica di luglio e quindi domenica 21. Questa ormai è una tradizione consolidata da anni, che noi la terza domenica facciamo questo concerto. Quest'anno è il giorno 21, alle 9:15 della sera. Questo concerto si svolge nell'ambito di una manifestazione che organizza la Fondazione Cassa di Risparmio, le Domeniche di San Domenico, che anche questa è una rassegna che vive già da diversi anni, anzi non so se forse più di 10 anni che c'è questa cosa, e noi facciamo parte di questa rassegna con il nostro concerto, come tante altre organizzazioni, associazioni, eccetera. E quindi quest'anno sarà domenica prossima, faremo un repertorio con la nostra orchestra di fiati, composta da una trentina di ragazzi, persone. Faremo un repertorio vario, nel senso che ci sarà della musica classica, ci saranno dei brani internazionali famosi, no? come Foglie Morte, come Sing in the Rain, per esempio. Ecco. E anche dedichiamola poi la parte finale ad alcuni brani di Ennio Morricone, perché noi Morricone lo facciamo sempre, perché è un musicista, vabbè, fra i più importanti della storia della musica in Italia. E poi ai ragazzi nostri piace molto la musica di Morricone, quindi noi tutti i concerti finiamo, diciamo, con 3, 4, 5 pezzi di Ennio Morricone. Musica ma anche ballo, ci saranno degli ospiti? Ecco, poi ci saranno anche degli ospiti con noi. Oltre ai solisti dell'orchestra, parteciperà con noi anche Giovanna Donini, è un cantante pugliese, Nico, che canteranno musica classica con noi. E poi parteciperà anche la scuola di danza Vaganova in due brani, quindi orchestra e balletto. L'ingresso sarà libero? L'ingresso è libero. Io consiglio, siccome la Pinacoteca di San Domenico può contenere fino a un certo numero di persone, non si può proiettare chiaramente perché è libero, consiglio di arrivare abbastanza presto. La chiesa dovrebbe aprire intorno alle 20:45, consiglio di arrivare presto per prendere i posti migliori.